Ciao e benvenuti in un nuovo video. Sì, calendario dell'avvento di ASOS. Ebbene sì, allora ho voluto prendere questo calendario dell'avvento perché è perennemente sold out. Cioè, ed è impossibile da avere. Ho detto, no, è impossibile che ASOS metta adesso esaurito un calendario dell'avvento. È impossibile, quindi l'ho voluto provare apposta. Impossibile, impossibile non è. Il modo per averlo c'è, abbastanza semplice. Allora, scaricate l'app di ASOS. Non è un video sponsorizzato, semplicemente scaricate l'app di ASOS. Vi loggate, mettete il calendario nella lista desideri, vi dirà che è esaurito, va bene. Cliccate sulla campanella per avere la notifica di quando tornerà disponibile. Ogni volta che è disponibile ce ne sono pochi pezzi, quindi andranno esauriti subito. Magari vi arriva la notifica, andate, è stato disponibile, andate sul sito subito, mettete una suoneria personalizzata solo per ASOS, solo per quest'app. Andate sopra l'app, sarà di nuovo esaurito, riattivate la notifica. Prima o poi ce la fate. Io ce l'ho fatta la terza volta, preso, perché una volta che lo mettete nel carrello, resta vostro per 30 minuti ed 30 minuti avete tempo, 30 minuti per acquistarlo, quindi ce la potete fare. Ho sentito di ragazze anche che gli hanno annullato l'ordine perché ne avevano venduti di più di quelli che avevano. Lo rifate, lista desideri, così ogni volta e vedete che ce lo avrete. Allora, calendario dell'avvento di ASOS, 89 euro, molto carino. Oltretutto, nel periodo che l'ho preso io c'era lo sconto del 20%, quindi mi piace tantissimo. Ed andiamo a vederlo perché intanto viene in questa confezione con un foulard molto carino e oltretutto ASOS ha questa attenzione per i dettagli che è spettacolare. E vedendolo adesso è proprio un foulard formato vendita e questa borsa shopper anche bella grande. Allora, andiamo a vedere, il foulard è molto carino. Ok, e poi c'è la borsa shopper che io non ho voluto aprire, ma forse era il caso perché vedo adesso che c'è un gancetto di sicurezza, ma l'ho aperto. Allora, togliamo il calendario, che io non so assolutamente che cosa contiene. Ho visto che è face e body, quindi niente make-up, ma solo per il fatto che fosse così impossibile da avere, che tutti e dei vari gruppi si lamentassero che era impossibile da avere, io lo volevo avere. La shopper è comoda per la spesa, per gli acquisti, è riutilizzabile, è molto comoda. E il calendario, ok, di dietro c'è lo spoiler, e il calendario è fatto così. È bello, particolare. Andiamo ad aprirlo. Ah, eccolo qua. Sì, stavo cercando. Ok, fatto così, quindi con, beh, tutto tranne che natalizio, però è carino questo animalier e ha le caselline anche sotto, quindi ha due strati di caselline. Molto molto carino, non so assolutamente cosa contiene. Ve l'ho già detto, sì. Anche perché non so quali brand distribuisce ASOS. Era la prima volta che acquistavo. Acquisto perfetto perché comunque transazione acquistato in poco tempo, ho ricevuto la notifica ed è spedito velocemente, quindi tutto ottimo. A questo punto io spero che le caselline che ci interessano siano sopra e le altre sotto per non scartabellare tutto, perché le vedo, forse sì, sono solo un po' mischiate con i numeri, ma ci dovrebbero essere tutte, molto bello. E vediamo se vale la pena questo acquisto. Dunque, come lo metto questo foulard? Così, ma no, però è comodo, vediamo. ASOS, quando vuoi sponsorizzazioni non c'è problema, io ci sono. Sono già pronta. Allora,
Sì. Allora, dunque, intanto, come sempre, come sapete, qui c'è il minutaggio dove parlo del calendario senza spoilerarvi i prodotti, solo per le considerazioni. Quindi, se non volete vedere lo spoiler, andateci subito, dove ve ne parlo un attimo, senza però mostrarvi niente. Per tutte le altre, adesso lo apriamo. Siete andate in fondo, se non lo volete vedere, andate in fondo, perché adesso apro la 1. Carina. Allora, per non fare troppa confusione, la borsa di ASOS diventa una fantastica borsa portacarta. Oh, partiamo già bene. Origins Die Cut Intensive in formato secondo me classico, 75 ml. È una maschera idratante con avocado. Secondo me 75 ml è il formato classico. Sì. Oh, direi che partiamo bene, ma andiamo alla 2. La 2 è piccolina e sottile. Dottor Puff Puff. Pupu? Pupu? Non lo so, giuro non lo so. Multipurse Shooting Balm con Natural Pupu, ok? Cruelty Free Vegan 25 ml full size, balsamo labbra idratante con colore. Quindi idrata, ma allo stesso tempo dà un tocco di colore. Cioè, scusate, è un formato full size 25 ml. Siamo alla 3. Sottile e carina. E già io sono stra soddisfatta. Spero di non dovermi ricredere. Forse sì, forse no. Beauty Works, sì, ho sentito questo. Argan Serum da 30 ml. Trattamento quotidiano. Ma non era per i capelli? Beh, credo di sì, anche perché ha il pettine allegato. Quindi questa è una maschera. Garantisce capelli lucidi. Esatto. Applicare una piccola quantità di siero prima dello styling. Si usa anche, sì, proprio come un olio, si usa anche ed è feeling, quindi rifacciamo. È un olio lucidante, nutriente che si può usare prima ed è lo styling, ma anche per lucidare i capelli, 100% vegan, senza parabeni e slash. Beh, 30 ml. Questa confezione è richiudibile, direi. Con anche il pettinino ci sta come casellina, anche perché, visti i miei capelli, credo di avere molto bisogno di un olio. A meno che li tenga a posto. Ma adesso abbiamo il nostro foulardino ed è 4, piccolina. Diciamo che di natalizio ha niente, però. Egyptian Magic. Allora, questa è All Purpose Skin Clean. È una mini size questa, proprio mini mini, che non dice neanche la quantità. Però è una crema multiuso, multitutto. Natural Balm con miele e olio d'oliva, ma con la quantità. L'8. La quantità non è data a saperla. Benissimo, ci piacciono queste cose. È proprio un balsamo crema che è adatto a tutti i tipi di pelle, ma va bene anche per, ad esempio, le parti screpolate. È proprio un all over, ma non c'è la quantità. Vabbè. Tanto si finirà presto perché è proprio piccina. Va bene ed è per le parti screpolate, per le parti più secche, per la punta dei capelli, per le dagli ed è per le doppie punte. Va bene per tutto. Ne parlano tutti benissimo. L'ho usata secondo me anni fa. Spero che non abbiano cambiato la formula da allora. 5. Fenty
Face Primer Longing Foundation Grip per un grip a lunga durata All Night Urban Decay. È un 5 ml, ma io sinceramente non me l'aspettavo. Primer per il viso per dare grip al fondotinta. Scusate, questo grip. Io mi fermo un attimo. 89 euro questi prodotti. Vale più di altri che costano di più. Per adesso, perché poi magari adesso siamo alla 6 e tutte le altre sono tutte mini size e mi ricredo. Questa è la 6. Clinique. E già questa. Take the day off. Questo è un 15 ml, quindi una mini size, ma questo è fantastico. È un burro per struccare. Eccolo qui, è solido, ne basta prendere un pochino, si massaggia sul viso e gli occhi per struccare. Questo per i mascara è spettacolare. Alcune ragazze dicono che appanna gli occhi. A me sinceramente non capita mai, forse ne parlavano troppo. Provate un po' e ditemi. A me piace tanto e spesso lo compro. E siamo alla 7. Olaplex. Olaplex Eye Perfector numero 3. Ripara ed rinforza 30 ml. Quale parte è questa? Usa una volta a settimana per i capelli classici, due o tre per quelli rovinati. Prima dello shampoo. Non è un pre-shampoo, è un riparatore. Quindi prima dello shampoo, ma come si usa? Perché io dell'Olaplex ho provato lo shampoo e il balsamo e sono molto validi. Questo no. Ma devo lasciare in posa? Sì. 10 minuti. Lasciare in posa per 10 minuti prima dello shampoo. Cioè, scusate, Olaplex. Olaplex. Devo aprire. Inizio a capire perché era sempre sold out. Revolution Skincare, ecco, è un full size ma non mi piace. 100 ml Revolution Glycolic Gent esfoliante e illuminante per il viso ed è quotidiano da 100 ml della linea Revolution Skincare. Sì, ok. Non l'ho mai provato, sinceramente. Ma è un full size da 100 ml, quindi è un esfoliante o un detergente esfoliante? Applicare sulla pelle asciutta. Aggiungere una piccola quantità di acqua e massaggiare con movimento circolare. Utilizzare una o due volte a settimana, no, quindi è proprio un esfoliante classico. Ok, 9, che comunque ci sta, ragazzi, full size. Estée Lauder, mini size, ma Advanced Night Repair. È fantastico, è semplicemente fantastico. Ecco, la bottiglietta è proprio questa. Questo è un campione, un 7 ml. Esatto, non ha molto che si prenda così. Comunque questo davvero la notte è un olio abbastanza corposo, ma sulla pelle mista e grassa non dà nessun tipo di problema. E ho notato un miglioramento a livello ha una parola, rimpolpamento, rimpolpamento. Quindi ci sta. 10, quindi dato che è molto costoso, con quel prodotto che fa tipo una settimana d'utilizzo, 5-7 giorni di utilizzo, potete provarlo e vedere se può fare a caso vostro oppure no. Valido. 10, oppala! Questo è un full size The Ordinary, 100% plant derived squalane, squalane sì.
Idratar e oil, ma cos'è? Squalane deriva dalle piante, lo so. Idratante. Applicare qualche goccia sul viso. È un idratante, ma adesso lo apriamo. Comunque, ragazzi, questo è un full size. È un 30 ml. Ah, è proprio un olio. È proprio un olio, quindi va bene essere idratante, ma questo è proprio olio. Molto olio. Super idratante, non è adatto al mio tipo di pelle, sicuramente, ma è super idratante. Ed è un full size. Ma la sera ci può anche stare. 11, molto leggera. E vabbè, ci sta. Dainty Professional prima. Queste sono ciglia finte, molto carine. Non amo questo tipo di ciglia finte, ma prese a ciuffetti anche, perché no? Ci sta. 12. Lì sarà perfetto. Allora, Fina Perfect Siero ed Eclat anti-macchie. Questo è proprio piccolino, eh. Questo è un 10 ml, ma ne basta poco. È vero, però è proprio piccino. No, perché qua sopra ho la 18, quindi 13 devo andare già al piano di sotto. Oh, santa pazienza! Psychic Sisters, la pietra gua sha, che serve per applicare i prodotti sul viso e anche sul contorno. E sì, è un po' come il rullo di Giada, comodi. Per applicarlo bene, per stenderlo bene, poi è una pietra fredda, quindi comunque va a rassodare momentaneamente o comunque fa l'effetto freddo sul viso, va bene anche sul contorno occhi per un attimo distenderlo. Non mi piacciono per un fatto di praticità, però non è che sia un prodotto malvagio. Ci sono tante persone a cui piace, non lo trovo pratico, sinceramente solo questo. E a questo punto dobbiamo andare alla 14. Molto leggera anche questa, ma sembra un full size. Slick, life proof, resistente alla vita, una matita nera. Scusate un attimo, perché io devo togliere questo olio dalle mani perché inizia a darmi dei problemi. Quindi anche make-up, sì, oltre a Teordin, no. Ok, stavo guardando di make-up effettivamente, tranne il primer di Urban Decay e le ciglia finte, non avevamo ancora visto niente. Quindi Slick, che non è male. Life proof, resistente alla vita, non si aprirà mai, visto che ho le mani bagnate, quindi andiamo con la mia fidata limetta, che non pensavo di utilizzare in questo video, però sono asciutta, sì. Molto nera, ci piace. Tolgo subito perché ho paura di macchiarmi, la maglia bianca. Cosa devo aprire? Devo aprire la 15? Ok, eccola qua. Paradox, We Are Paradox, Repair 3-in-1 Conditioner. Prima dello shampoo, no, pre-shampoo è un balsamo. Esatto, pre-shampoo è un balsamo. QWERTY Free, ci piace, è un balsamo per i capelli secchi, toglie
30 ml. Mai sentito, mai sentito. Sigillato. Proviamo. Mi piace perché ci sono tantissimi prodotti, 16, e poi oltretutto si può provare varie marche anche per vedere quali sono i marchi. Immaginavo, dall'odore. E quali sono i marchi venduti da Asus? Vende Olaplex, interessante. Questa è Deep Sleep Body Cocoon in full size da 100 ml della Thisworks. È un crema idratante per le mani e per il corpo con profumo di lavanda che si sente da chiuso. Se conoscete Thisworks, famoso per quei spray rilassanti da cuscino, anche questa crema, secondo me, per le mani, per le braccia, per il corpo, fantastica. E poi un full size 17. Leggera, ma sì, dai, comunque è invisibubble. Ma è carino, no? Pensavo invece è un crunchy proprio. Oh, ma è super bello per natalizio, proprio per le feste. Ci piace, carino, come extra è carino. A me piacciono soprattutto quelli fatti arricciati a molla perché mi tengono sui capelli anche col cappellino e altro e mi piacciono molto. Quindi siamo arrivati alla 18. Sottilissima. Dr. Jart Shooting Hydra Solution è una maschera acqua XL. Una maschera in tessuto idratante. Ok. 19. Mi sto chiedendo perché c'è la 20 che è enorme e la 24 piccolissima. Però nella botte piccola ci sta il vino buono. Andiamo alla 19. Sia te definer liner Starbust, ma cos'è l'occhio labbra? Beh, che stiamo a fare qua? Apriamone. Ok. No, ma è stupenda. Cioè, è brillante. Gel eyeliner con brillantini, con glitter. È stupenda. Non me l'aspettavo, non la conoscevo. Conoscevo il marchio di Sia Te, sì, ma per gli smalti. Fa anche make-up, devo andarci a vedere assolutamente. Quindi togliamoci la 20. Ok, dopo ve lo leggo. 20 è enorme e pesante. Elemis. Elemis è un marchio che ho iniziato a conoscere con Look Fantastic, molto valido. E questo è un 200 ml full size. Shooting Apricot Toner. Tonico viso al bicocca per calmare, lenire, io lo devo annusare. Non sa di albicocca, ma è un tonico. Full size. Allora, 21 e dico orcala, ma è da Asos davvero? Matte lipstick, sì, il colore è Wild. Sapete che ne conosco diversi, ma questo no. Comunque, vediamo, sembra 3 grammi, quindi ok. Sapete che talmente tanto che non prendo i rossetti MAC che non sono più neanche abituata.
bello. Per me è un full size. No, ditemelo voi, bello, bello. Perché ho smesso di comprare rossetti MAC? Perché ce ne sono tantissimi altri. Bellissimo. 22. Le mini macaron. Ah, famosissimo per le smalti semipermanenti o nail art in particolare. Unghie, olio unghie cuticola idratante e nutriente. Ah, però full size da 10 ml. Ci piace, non me lo sarei aspettata, ma ci sta come prodotto. Finalmente un calendario dell'avvento senza smalti. 23. Mi piace il fatto che sia super imballata, anche se non so cos'è. Ho visto cos'è, ho visto solo il marchio, Iconic London. No, adesso la devo assolutamente estrarre alla veloce da qui per dire no, fammi vedere, fammi vedere. Bella. Bella. Allora, marrone opaco, non pensavo di fare swatch in questo calendario e invece ne sto facendo. E l'ultimo, allora, tra il primo che ho rossetto, cioè bella, bella perché ha tutto in poco. Dato che però io devo farvi vedere una cosa e dirvi anche, non ho da qualche parte delle salviette, eccola qua, perché intanto bellissima palette. Scusate, ma se c'è una palette al 23, il 24 che cosa c'è? Lo so, bella domanda. Allora, bella, pochino polverosa ma bella, Iconic, è un marchio make up molto valido. Adesso mi fermo un attimo, non apriamo la 24 che è qui, perché vi devo mostrare questa cosa. Dentro il calendario c'è un codice QR da scannerizzare ed si ha la possibilità di vincere 200 sterline di voucher. Non l'ho coperto, non per tanto, ma perché se no una di voi magari lo scansiona e delle altre non, e quindi dato che ne ho solo uno, non credo che sia, se credo che sia unico, non lo so, non ho visto. Ah, grazie, si può togliere il foglio. Non ho visto se scansioni, non ho provato. Se scansioni e poi dopo devi inserire i dati per provare a vincere, oppure se scansioni ed è un codice QR unico, e nel caso non voglio che sia solo una a tentare, quindi prima guardo e poi dopo ve lo dirò. Quindi un po' questo che richiama il marchio ASOS e anche forse per il codice QR. Ma torniamo alla 24, che è l'ultima casellina. Charlotte Tilbury. Scusate un secondo. Lo so che vi ho detto Charlotte Tilbury e poi vi ho lasciato lì, ma qui c'è la gente che non è molto normale, secondo me, dopo questo, dopo il lockdown e dopo le zone a colori, ci sono cose strane. C'era uno piantato davanti all'ingresso per il cancello. Guardava.
comprare. Charlotte Tilbury, cioè ultima casella Charlotte Tilbury, istantanea, idratante, crema idratante istantanea SPF 15 7 ml. Scusa un attimo. Non mi fanno aprire il mio santo ed è casellina di Charlotte Tilbury in pace. E niente, alla fine era un ragazzo che cercava la vicina che non apre la porta. E sta bene, semplicemente che non gli vuole aprire. Però poi rompeva le scatole a me. Allora, 7 ml. Cioè, idratante sì, wow. No, vabbè. Allora, prima di togliere gli spoiler a tutte, che cosa dire? Anzi, facciamo una cosa. Lo dico a tutte le ragazze, quindi niente spoiler, ma ne parliamo. Se siete arrivate qui dal minutaggio, perché non volete spoiler, vi dico, a mio personale parere, ma anche tutte le ragazze che hanno già visto com'è il calendario e quindi sanno che cosa contiene. Scaricate l'app e prendetelo. Per me vale anche per dopo Natale. Prezzo fantastico, più che onesto, oltretutto spesso con anche promozioni. Ad esempio, io l'ho preso scontato del 20%. Sto guardando, ma ci sono marchi tanti che non conoscevo, ma tanti altri che vi dico wow, per la qualità, per la scelta di marche e per la qualità del marchio del prodotto. Davvero un valore molto alto. Full size, mini size. Mini size intendo le travel, quindi non i sample, che è già una cosa diversa. Prendetelo, per me vale. Vale assolutamente ed è sinceramente ho visto calendari più costosi, con una qualità e una scelta inferiore, quindi davvero più che deconsigliato. Prodotti che non mi piacciono, che dico non mi servono, sinceramente, guardando così, senza muovere niente. Quindi, ecco. Allora, e niente, e sono arrivata alla fine di questo calendario. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, se siete riusciti a prendere. Ho detto, io ho fatto molta fatica, sì, ma in questo modo con l'applicazione, con la campanella, ce l'ho fatta. Fatemi sapere voi anche perché continuano a metterne fuori, però pochi per volta. Beh, se no. Li prendono tutti, non lo so, probabilmente edizione limitata, niente. Fatemi sapere voi tutte le impressioni. Io spero davvero con questi canali dell'avvento di avervi tenuto compagnia, fatto vedere dei prodotti, dei calendari con la possibilità di scegliere perché ne sono usciti ad agosto. Quindi davvero uno rischiava di prenderne tantissimi. E basta. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, Ciao! ehi, sono qui. Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale. Solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!